Bentornati, anzi benvenuti, amici miei o futuri scienziati, in un nuovissimo episodio del Laboratorio YT. Un po' di più questa sera perché comunque vedo che vi sta piacendo e comunque mi piace comunque portarla in questo nuovissimo, in questo un po', in questi giorni. Comunque mi piace portare di nuovo i contenuti che volevo portare, insomma il Laboratorio YT è il mio contenuto preferito e quindi l'ho portato perché lo porto più spesso, almeno. Ok, oggi non ho potuto fare il video di Minecraft perché c'è stato un po' di casino col mondo, quindi lo faremo un po' domani o stasera farò un altro video su Minecraft. Allora, quest'oggi andremo a parlare di un SCP molto conosciuto, anche senza il suo SCP, comunque senza la sua forma di SCP, SCP-1000, o anche detto Bigfoot. Bigfoot noi sappiamo tutti, piedone, un grande, un mostro, una leggenda metropolitana, una scimmia in versione umana, se possiamo dire la sua caratteristica. Beh ragazzi, Bigfoot è stato avvistato varie volte da cacciatori inesperti o comunque da cacciatori che stavano cercando, non so, generi di scimmie o comunque animali, e hanno trovato nei boschi in America soprattutto i Bigfoot. Ma oggi parleremo di SCP-1000, ovvero Bigfoot. Quindi ragazzi, prima di iniziare questo video vi dico subito di lasciare un bel like, un'iscrizione non fa sempre male, e la campanella per rimanere sempre sintonizzati su tutte le notifiche. Quindi fatelo. In descrizione ovviamente troverete sempre la playlist del Laboratorio YT. Domani uscirà anche una reazione, quindi preparatevi. Allora ragazzi, iniziamo subito. Procedure speciali di contenimento per SCP-1000. Tutti i resoconti dei media relativi a SCP-1000 devono essere esaminati per una potenziale verificabilità. Tutte le organizzazioni e gli individui che indagano sull'esistenza di SCP-1000 devono essere tenuti sotto sorveglianza dalla squadra speciale mobile Z-1000, screditati e somministrati amnesici. Tutti i sogni e fisici dell'esistenza di SCP-1000 devono essere recuperati e tenuti sotto la custodia della Fondazione e sostituiti con oggetti ESCA se è necessario. I presunti avvistamenti di SCP-1000 devono essere sempre indagati dalla MTF Z-1000, per quanto banale sia l'affermazione. Assolutamente nessun contatto con istanze selvagge o prigioniere di SCP-1000 è consentito senza previa approvazione del direttore Jones. Qualsiasi interazione tra SCP-1000 e umani, incluso il personale della Fondazione, deve essere segnalata immediatamente al direttore Jones. Ora vi descrivo la descrizione. SCP-1000 è una scimmia onnivora notturna, classificata nel ramo hominini insieme ai generi Pan e Homo. Gli adulti variano in dimensioni da 1,5 a 3 metri, da 5 a 10 piedi di altezza e pesano tra i 90 e i 270 kg. Hanno una pelliccia grigia, marrone, nera, rossa o occasionalmente bianca. Possiedono occhi grandi, con buona vista, arcate, sopraccigliari pronunciate e una cresta sagittale sulla fronte simile a quella del gorilla, ma presente in entrambi i sessi. La loro intelligenza è alla pari con quella di Pan Troglodytes, lo scimpanzé comune. SCP-1000 si è evoluto insieme all'Homo sapiens, esistente contemporaneamente a proto-umani e umani in gran numero fino a 10.000 e 15.000 anni fa.
quando un evento di estinzione eliminò tutta la loro popolazione, tranne l'1 e il 5%. Questo evento è stato innescato da SCP-1000, che ha contratto una pseudomalattia anomala classificata come SCP-1000-F1. Questa malattia viene trasmessa a livello genetico e colpisce ogni istanza attuale di SCP-1000. La maggior parte delle distanze di SCP-1000 sono innate, immuni all'effetto. Coloro che non sono nati immuni muoiono rapidamente. L'effetto di SCP-1000-F1 è il seguente: qualsiasi ominide, inclusi umani, scimpanzé, bonobo e istanze non immuni di SCP-1000, che osserva direttamente o indirettamente qualsiasi istanza di SCP-1000, ha una probabilità minima del 2% di essere ucciso all'istante con mezzi anomali tramite la cessazione permanente della funzione cerebrale. Questa percentuale è cumulativa e più a lungo un essere umano vede SCP-1000, maggiore è la possibilità di morte istantanea, ad un tasso di più 1% di probabilità per 20 minuti di visione. Questo effetto varia tra i singoli membri della specie di SCP-1000, con alcuni individui che hanno una possibilità di morte del 90%. L'effetto è prodotto anche da individui morti, sebbene piccoli campioni di pelliccia non mostrino l'effetto. I mezzi noti per prevenire questo effetto sono solo una piccola scala e includono, redatto vedere la documentazione allegata, comunque qua non fa vedere il coso perché qua non lo posso dire perché comunque è censurato. A causa della stretta relazione di SCP-1000 con l'umanità, si ritiene probabile che SCP-1000-F1 possa eventualmente trasferirsi su vettori umani. Qualsiasi istanza di SCP-1000 che trova la sua strada verso un importante centro abitato potrebbe co costituire uno scenario di fine del mondo di classe, con un numero minimo di vittime di, non si può dire, perché c'è scritto redatto, quindi quando c'è scritto redatto in questo foglio no, non posso, non c'è scritto praticamente niente, tipo censurato e tolto dalla redazione, dalla fondazione. È una possibile estinzione dell'umanità. Fortunatamente SCP-1000 sembra evitare istintivamente il contatto umano. Al momento non è possibile sterminare completamente SCP-1000. Le più alte concentrazioni di popolazione conosciute di SCP-1000 si trovano attualmente nella regione del Pacifico nord-occidentale, del Nord America, e nelle catene montuose dell'Himalaya in Asia. A partire dalla data censurata, queste popolazioni rimangono esistenti. La presenza di SCP-1000 e dati cancellati sono stati anche documentati negli ultimi 5 anni in ogni continente. Tutte le popolazioni significative conosciute di SCP-1000, situate vicino ai centri abitati umani, sono state eliminate. SCP-1000 giunse all'attenzione della fondazione tramite il contatto del dottor Franz nel 1400 con i Figli del Sole, che si identificarono come membri emarginati della Mano del Serpente. Da allora questo gruppo è stato completamente distrutto dalla fondazione e, a causa della loro riluttanza e a cadere informazioni su SCP-1000, i membri rimanenti si sono uniti alla fondazione o si sono nascosti, presumibilmente come membri della Mano del Serpente. Armi, strumenti e altre risorse pseudotecnologiche uniche in possesso dell'organizzazione sono state classificate da SCP-1000-001 a SCP-1000 censurato. Queste risorse sono state utilizzate dalla Fondazione in più casi. Per un elenco completo, vedere il documento 1000-3534 Y. L'accesso agli ex membri sopravvissuti dei Figli del Sole è limitato al personale con livello di autorizzazione 4000.
a meno che non sia data l'autorizzazione diretta al contatto del direttore Jones. Ulteriori informazioni sono disponibili per il personale con livello di autorizzazione dal 3 a 1000 o superiore. Il personale con livello di autorizzazione tra i 1000 o superiore è tenuto a leggere il documento ALF 1596-1000. Documento ALF 1596-1000, massiva del direttore Jones. Probabilmente hai già sentito le voci prima d'ora. Tutti coloro che hanno il livello di autorizzazione per sapere meglio vogliono approfondire. Hai sentito che Sasquatch è un SCP? Catturemo e conterremo Bat Boy dopo. Sì, SCP-1000 è Bigfoot. Sono sicuro che hai riso. Non preoccuparti. Contrariamente alle voci, in realtà non ti assegniamo al dovere di Keter. Perché questo SCP è di classe Keter, quindi è molto pericoloso. Per aver trovato qualcosa di divertente. Pensi che Bigfoot sia divertente perché vogliamo che pensi che Bigfoot sia divertente? Abbiamo finanziato commedie hollywoodiane e documentari farseschi. Pagato uomini in abiti da gorilla per perpetrato bufale con stampe di orsi e pellicce di capra. Corrotto e fatto il lavaggio del cervello a fumettisti per ottenere rappresentazioni particolarmente sciocche sulla televisione per bambini. Anche il termine Bigfoot viene da noi, piantato nei media nel 1958, un termine che la gente troverebbe ancora più difficile da prendere sul serio di Sasquatch. Come mai? Ci arriveremo. Le informazioni nell'articolo che hai già letto non sono del tutto vere. Ci sono due bugie dirette e molte bugie di omissione. Non esiste la pseudomalattia anomala denominata SCP-1000-F1. SCP-1000 non possiede un'aura di morte magica. Infatti, SCP-1000 non mostra direttamente alcun effetto anomalo di sorta. Abbiamo anche mentito sul livello di intelligenza di SCP-1000. SCP-1000 non è intelligente a livello di scimpanzé, sono più intelligenti. Per essere precisi, sono esattamente quanto noi. Questo ci porta alle bugie dell'omissione. Ecco a cosa serve questa lettera. Le bugie sono venute da me. Quindi immagino che c'è anche la verità, dovrebbe venire a me. Questa è la storia che abbiamo ricevuto dai figli del sole che hanno disertato verso di noi. È una storia a cui non credevamo. All'inizio ci rifiutavamo di credere. Come hai già letto, le scimmie che chiamiamo SCP-1000 si sono evolute insieme a noi. Noi camminavamo di giorno, loro camminavano di notte, i nostri fratelli notturni nell'ombra. Ma mentre eravamo ancora cacciatori, raccoglitori e erranti, loro cambiarono. Come avremmo fatto noi, qualche migliaio di anni dopo. Strumenti, armi, agricoltura, animali domestici, insediamenti stabili. Quando l'umanità sbatté le palpebre del sole del Pleistocene, la popolazione di SCP-1000 esplose durante la notte. Hanno ricoperto il pianeta in decine di miliardi. Hanno realizzato cose che ancora non riusciamo a comprendere, anche se abbiamo studiato a fondo i pezzi sopravvissuti, tecnologia organica. Hanno fatto crescere alberi, uccelli, rapaci in navi veloci, branchi di animali che sono diventati treni, cespugli che sono diventati veicoli volanti. Da insetti e piccioni hanno fatto cose equivalenti a telefoni cellulari, televisori e computer, bombe atomiche. I bambini descrivono vaste città splendenti che si estendono attraverso i ghiacciai e si addentrano nelle caverne più profonde, astronavi cresciute di avorio e seta di ragno, creature che lo accudiscono con centinaia di occhi sbarrati. Eravamo rari. Come i gorilla adesso, al massimo se ne sono rimaste poche, centinaia di migliaia. Abbiamo evitato i loro insediamenti, proprio come gli animali selvatici oggi evitano i nostri.
SCP-1000 capì che eravamo intelligenti come loro, ma ci evitava proprio come noi evitavamo loro. Ci vedeva come fate, come gnomi, ci attribuiva poteri soprannaturali, diceva che mangiavamo bambini cattivi mentre dormivano alla luce del giorno. Hanno recintato le nostre popolazioni selvatiche in diminuzione nei giardini d'inverno, messo fuori legge il bracconaggio e nel sottosuolo hanno consumato le nostre ossa come afrodisiaci. Poi la loro civiltà cadde e l'abbiamo fatto con noi. Non intendo la fondazione, con noi intendo l'umanità. La storia è fangosa. Presumibilmente un dio della foresta imbroglione ha mostrato il favore dell'umanità. Ci ha mostrato gli strumenti del maestro e come usarli. Perché l'abbiamo fatto? Non lo sappiamo. Forse ci hanno dato la caccia. Forse avevamo semplicemente paura. Forse è stato solo che ci hanno recintato, involontariamente o meno. Semplicemente non sappiamo quale sia la verità. In qualche modo abbiamo acquisito la tecnologia di SCP-1000 e con essa abbiamo istigato un cambiamento di dominio di classe SK in cui l'umanità è diventata la specie dominante della Terra. Abbiamo spazzato via il 70% della popolazione di SCP-1000 in un solo giorno. Il giorno dei fiori lo chiamavano i bambini. Presumibilmente ogni fiore sbocciò quel giorno, mentre i nostri nemici morirono nel sonno. Poi abbiamo dato la caccia al resto, ma siamo andati oltre il semplice ucciderli con alcuni dei dispositivi più contorti di SCP-1000. Abbiamo fatto impazzire i sopravvissuti, anche quelli che si nascondevano fuori dalla nostra portata. Li abbiamo intrappolati nelle loro stesse menti, bloccando le funzioni superiori, lasciando anche i loro corpi si arrangino da soli come una normale scimmia. Abbiamo massacrato le loro macchine viventi e bruciato le loro vaste città splendenti con le armi biologiche di SCP-1000, che hanno ridotto tutto a liquame e polvere che si lavava o veniva spazzata via dalla pioggia e dal vento primaverili. Non abbiamo lasciato tracce, nemmeno la nostra memoria. Abbiamo puntato una delle armi su di noi stessi, spazzato via ogni conoscenza di SCP-1000. E dalla più grande civiltà che il pianeta avesse mai visto, solo pochi umani si sono protetti dall'effetto, hanno mantenuto la coscienza proibita. Per ogni evidenza, il resto di noi è tornato ad essere cacciatori e raccoglitori, nessuno più saggio. Il che ci porta, leggerai tutto quello della documentazione di livello 3, ma te ne darò la versione breve qui. SCP-1000 stanno in qualche modo riguardando la loro intelligenza e conoscenza dimenticate. Forse non l'hanno mai perso, non lo sappiamo. Questo è il motivo per cui il numero sempre crescente di avvistamenti di Bigfoot è così preoccupante, perché i tentativi di contatto, per quanto indecifrabili, sono ancora più preoccupanti. Sì, SCP-1000 è proprio come lui. Questo è ciò che li rende così pericolosi. Li abbiamo cancellati dalla storia e dalla memoria. Abbiamo dissolto la loro civiltà e abbiamo massacrato la maggior parte delle loro specie. Chiedetevi solo. Se ne avessero la possibilità, cosa ci farebbero di più? Le istanze di SCP-1000 hanno cercato di entrare in contatto con le persone della Fondazione in diverse occasioni. La maggior parte dei tentativi di contatto hanno non tradotti, sebbene tentativi recenti mostrino che alcune istanze di SCP-1000 sono in grado di comunicare in inglese. Questa era la storia di SCP-1000, o anche chiamato Bigfoot, un SCP molto pericoloso, avvistato da molti. E quindi qua questo dottor Franz dice che, beh, dice la storia intera, dice la storia di come si è creato Bigfoot, o comunque ha tolto le falsità, perché alcuni
avvistamenti di Bigfoot sono anche falsi. Quindi, ragazzi, se questo video vi è piaciuto del laboratorio YT, vi consiglio subitamente di andare ad iscrivervi al mio canale e cliccare la campanellina per ricevere tutte le notifiche del mio canale. Cosa più importante che dovete fare è in descrizione e trovare la mia playlist del laboratorio YT, così almeno potete informarvi di tutte le bestie che vado a cercare. E mi raccomando, ragazzi, supportate al grande questa serie perché uscirà più spesso questi video. O comunque anche il Creepy Cinema, i gialli di matte torneranno, quindi non vi fate assolutamente preoccupazioni. Ci vediamo ad un prossimo video, dal vostro Dottor Matte. È tutto. Ciao ragazzi.